Benvenuti su News per te. Il triste annuncio appena dopo la fine della figlia Giulia. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Dopo i funerali di Giulia, che hanno attirato persone da tutta Italia, Gino ha compiuto un gesto toccante. La cerimonia si è svolta davanti a Meloni, Zaia, vari sindaci, amici e familiari. Gino, che ha già perso sua moglie, ha pronunciato un commovente discorso nella Basilica di Santa Giustina. Il suo dolore è palpabile e il suo successivo gesto ha commosso tutti. Gino Cecchettina ha deciso di prendersi una pausa lavorativa. In un post su LinkedIn ha spiegato il bisogno di riflettere dopo la perdita della figlia Giulia, cercando sostegno nelle relazioni positive. Fondatore e amministratore delegato di 4Next, Gino ha sempre lavorato nel settore dell'automazione tecnologica. La perdita di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ha sconvolto la sua vita. Nel suo post, Gino ha espresso gratitudine per la solidarietà ricevuta da amici, familiari e colleghi, sottolineando quanto sia importante prendersi una pausa quando la vita diventa insopportabile. Gino sta considerando un impegno civico, canalizzando il suo dolore in azioni che possano aiutare chi si trova nelle stesse difficoltà di Giulia. La sua decisione ha emozionato profondamente chi lo conosce. Il post di Gino si conclude con una richiesta di rispetto e comprensione per la sua pausa lavorativa. Il suo dolore è evidente e la decisione di fermarsi è stata accolta con commozione. La storia di Gino ci ricorda l'importanza della solidarietà e del sostegno reciproco nei momenti difficili. Il suo coraggio nel condividere il suo dolore ispira tutti noi a riflettere. Il gesto di Gino è un potente esempio di umanità e resilienza. La sua decisione di prendersi una pausa e considerare un impegno civico dimostra una forza straordinaria di fronte alla tragedia. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news.